I carabinieri della stazione di Bari San Nicola durante i servizi di perlustrazione a piedi nei vicoli di Bari Vecchia sono stati attratti dal forte odore di sostanze cannabinoidi in strada della Torretta. Gli immediati accertamenti su ogni anfratto della viuzza hanno portato al rinvenimento all'interno di un tombino di oltre 500 grammi di marijuana suddivisi in buste in celofane e 2 kg circa di hashish in panetti, oltre a materiale per pesare e confezionare lo stupefacente. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, mentre sono in corso le indagini per accertare chi ne avesse la detenzione. Siamo molto preoccupati per l'inadeguatezza delle nomine della Giunta Emiliano nei giorni scorsi per il rinnovo dei vertici dell'Acquedotto Pugliese e Arca. In particolare avremmo voluto manager di chiara fama alla guida di AQP, che è il più importante acquedotto del Sud Europa e una delle principali stazioni appaltanti d'Italia. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale pugliese. Chiediamo, conclude, che gli uomini e le donne scelti siano all'altezza per qualità ed esperienze pregresse della grande responsabilità affidata a loro, perché non siano ancora una volta sprecate risorse pubbliche e sviliti importanti servizi ed asset del nostro territorio. Sono circa 5,7 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nella nostra regione, l'88,7% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza. La Puglia è sesta in Italia nella classifica delle regioni più virtuose nel rapporto tra dosi ricevute e quelle inoculate. Da lunedì 20 settembre inizieranno le somministrazioni delle terze dosi per i pazienti fragili.